Fede, non so a te, ma a me è tornata voglia di mare. Ma chissà come mai, Andre, tra l'altro. Credo che il prossimo workout sarà proprio in riva al mare. Spoiler. Sì, però Andre, non lanciare questi sassi e poi non nascondi la mano. E non spieghi. Vai, spiegaci tu. Vabbè, il fatto che cosa facciamo. Hai ragione, il mese di settembre è sì il mese della ripresa degli allenamenti, esatto. Ma potrebbe essere il mese di rientro dalle ferie, potrebbe anche essere il mese in cui ti ritorna la vogliettina di vacanza, vero? Sì, certo. E quindi cosa c'è di meglio che non passare un weekendino al mare per togliersela? Giusto. Del ma resto c'è ancora bel tempo. C'è bel tempo. Bisogna approfittarne. Non vogliamo perdere la bronzatura. No, esatto. Ecco. Ma la nostra serie Restart non si può interrompere. Eh no, ma che ci siamo ripresi, cosa facciamo? Ci reinterrompiamo? No. Ma il bello dell'on fitness, ok, è che la lingua ti va in vacanza e non riesci più a parlare, ma sì, gli esercizi ti seguono. Sì. Vero? E quindi noi ci siamo portati le nostre attrezzature trasportabili per continuare a fare tutto il workout Restart e continuare a fartelo vedere, nonostante il nostro weekend dal mare. Giusto. Vabbè, vogliamo dare la curiosità di dove siamo? Allora, sì, siamo in Liguria. Siamo in Liguria. A Stellanello. Stellanello, provincia di Sv. 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 Esatto. Savona. E vabbè, questa era solo una curiosità. Giusto così. Se volete appunto fare un salto da queste parti. Ma perché no? Esatto. Non che in altre province, in altre regioni, questo workout non si possa fare. Esatto. Non che non si possa fare a casa. Assolutamente. Non che non si possa fare in ufficio. In realtà potresti, se il capo te lo permette. Diciamo che la cosa bella di questi workout è che si possono fare veramente ovunque. Everywhere. In particolare quello di oggi serve giusto avere il nostro bellissimo elastico loop band. 1/2, a seconda delle tue esigenze. Esigenze. Ma cosa andiamo a fare, Andre? Andiamo al dunque. Allora, cosa manca nella serie Restart, Fede? Innanzitutto stiamo facendo la serie Restart. Innanzitutto dovremmo rispiegarlo. Facciamo un piccolo... Esatto. Un piccolo briefing. Un po' il clima di mare ci rincoglionisce. Vorremmo essere sulla SRAI in questo momento. Allora, diciamo, questa serie è stata pensata per chi sta ricominciando ad allenarsi dopo la pausa estiva oppure sta riprendendo gli allenamenti dopo un lungo periodo di fermo o magari è la prima volta nella sua vita che si sta allenando. Esatto. Ok? Quindi è una serie di allenamenti adeguati, idonei per chi appunto deve riprendere con calma. Non lo dice già il nome, Restart. Esatto, non fare il classico errore che parti a cannone e ti fermi dopo un mese di allenamenti. Soprattutto fermi. Fermi. Perché sono in Liguria, mi è uscito un po' l'accento già, vedi. Il programma è suddiviso in 8 micro workout. Esatto. Ogni micro workout prende in considerazione, diciamo così, una specifica zona del nostro corpo. Giunti alla settima puntata, perché questa è la settima, cosa abbiamo già fatto? Siamo partiti dai glutei. Siamo partiti dal total body, poi abbiamo fatto i glutei, le gambe, gli addominali, i pettorali e... Le braccia. Siamo un po' rincoglioniti. Oh, sono tanti, veramente sono tanti. Sto perdendo i pezzi. Oggi facciamo la schiena, nel prossimo faremo le spalle. Esatto, giusto. Ok, tutte e due al mare, tra l'altro. Così finiamo in bellezza. Esatto. Va bene, quindi oggi schiena, due elastici, sei esercizi e non cinque come nei precedenti episodi. Esatto. Ma come nei precedenti episodi, 40 secondi di allenamento, 20 secondi di riposo per completare il nostro primo mini circuito. Esatto, e poi va bene? Perché ti diamo qualche indicazione alla fine. Il gobbo l'abbiamo messo così lontano che non lo leggo, ma il primo esercizio me lo ricordo. Comunque te lo faccio subito vedere. Va bene, ti mentre i successivi... Te li spiegheremo nelle pause di 20 secondi. Cosa fai? Esatto. Ti siedi sul pavimento? Sì. Sulla spiaggia? Esatto. Sul prato? Dove sei? Su un tappeto? Su un suolo qualsiasi. Dovunque tu voglia. Fai passare l'elastico sotto la suola delle tue scarpe o sotto la pianta dei tuoi piedi, a seconda che tu voglia allenarti con o senza scarpe. Lo aggiusti bene, cosa che il mio non vuole fare. Va bene, l'ho aggiustato. Anche l'elastico un po' di schiena bella dritta come sto facendo io. Dopodiché, con i gomiti belli stretti che passano vicini ai fianchi, tiri le mani verso appunto sempre fianchi. Bellissimo. Questo lavoro qua, ok? Uno. Dai, Andrea, allora iniziamo. E due, va bene. Tu ce l'hai l'orologio o l'hai lasciato in città? Ce l'ho. Ok. Ce l'ho ed è pronto. Va bene? Qui non si smentisce mai. 3, 2, 1. Pronti a partire? 3, 2, 1, via. E go. Vai. Boom.
Allora, il consiglio che ti posso dare, parto subito con un consiglio, è strizza bene là dietro, nella schiena. Senti proprio la contrazione muscolare. Stiamo andando a tempo, non dobbiamo contare le ripetizioni. Quante ne vengono, ne vengono. Quindi meglio farne piuttosto una in meno, ma farle bene, ok? Tac. Immaginati di avere una biglia in mezzo alle scapole nella parte bassa. Una biglia per giocare in spiaggia, chiaramente. Esatto, per la parte in spiaggia. Va là a strizzare con le scapole. Benissimo. Mi sembra una bellissima, un bellissimo esempio. Una bellissima. Oggi le papere mi sa che... Stop. Anche se sarebbero meglio i gabbiani. Ok, rimani in position. Accorcia un po' l'impugnatura. Vedi che ho accorciato. In maniera da arrivare al punto massimo che riesci piegando la schiena, e dopodiché facciamo la schiena tesa e con la schiena tesa le estensioni così. 3, 2, 1, vai. Via. Io ero già partito 2 secondi prima per farti vedere. Apprezza. E metti like. No, metti like. Apprezza mettendo like. Questo esercizio sembra tipo, stai facendo. No, provalo. Fallo. Fallo. Io lo sento già. Fallo. Certo. Cioè la sequenza non è che ce la siamo proprio inventata così, che tu stai in piedi. Stai in piedi, diciamo, ha un senso. Che oggi rifacciamo, ma il workout è comunque un workout serio, ecco. Ho già fatto la battuta che non facciamo le papere, facciamo i gabbiani? Sì, non l'avevo capita, adesso che l'ho capita preferirei non averla capita. Preferirei che non l'avessi detta. Stavo meglio. Va bene, Gobbo, che dici? Rematore, dobbiamo alzarci, Fede? Sì. Mi sa che me lo sparo tutto col grigio oggi, Aspetta. Quest'aria di mare. Ecco, il rematore è questo. Ti metti qua così e tiri. Ok? Remi. Più o meno quello che abbiamo fatto da seduti, più o meno, Però via. In questa posizione, dai. Uno. Allora, visto che hai fatto la battuta triste tu, la faccio anch'io, remi in barca perché al mare è. Esatto. Tre. Basta. Ragazzi. È vero, non si contano a tempo. Dopo questo ci ritiriamo dall'interno. Esatto. Abbiamo bisogno di acqua fresca. Andiamo a buttare a mare. Esatto. Anche qua la biglia, La biglia. Sì. Vado a strizzare. Mannaggia a me che ho scelto il grigio. Io devo avere la schiena pompata perché dopo c'è il costume. Effettivamente. Che abbiamo scoperto. Nonché il braccio. Esatto. Okay. Poi. Rematore alto, va bene, tengo il grigio. Tengo duro, svolgi l'elastico in questa maniera, prendilo morbido e tiriamo in questa maniera qua, vedi? Quindi il gomito non passa più lungo il fianco, ma sta più alto che può. 3, 2, 1, via. Vai, gomito alto, vado indietro. Trova, diciamo, la larghezza dell'impugnatura che più ti va a genio. Esatto. Ok, sì, ce l'ho, l'ho trovata. Ok, fletti le gambe quanto puoi e pompa. Mi piace tantissimo. Sì. Oh, sti circuitini restart, Alla facilissima del restart. Ricominciare bene. Cominciare o ricominciare bene. Diciamo che ha quel gradiente di difficoltà che ci piace. Né troppo blando da non sentirlo, né troppo intenso da spaccarti in quattro già mollare, ai primi allenamenti. Ah, finito, benissimo. Sì. Good morning. Rimetti l'elastico doppio. Mettilo sotto i piedi, impugnalo corto e quando ti do via, estendi la schiena. Metti così almeno vedi anche a gambe tese. Cosa fai? Vai. Io sono in posizione pronta a partire. Via. Hop. Ok. Anche qua l'impugnatura va un po' regolata. Impugnatura e posizione dei piedi sul pavimento ad accorciare l'elastico quanto ti serve. Non estendere totalmente la schiena, fermati tipo tanto così e scendi. Ma io l'ho detto a te, mica chi guarda il video. Perché dal monitor ti vedevo sbagliare. È vero, perché se fai così, eccola l'altra papera, se fai il movimento completo, effettivamente senti un po' meno. Invece diciamo ti lasci che i muscoli in tensione. Non è sbagliato, ma in questo circuito ci piace di più fare il mezzo colpo. Lat, la facciamo così. Per chiedere pietà. Oppure seduto come sono io, braccia tese, scendi con i gomiti e allunghi l'elastico più che puoi. Esatto. Se agli estremi è troppo morbido, vai dentro e un po' più dentro. Via, che ti va. Dai. Hop.
Ok. Hop. Quindi si tiri verso il basso e contemporaneamente allarghi le mani, le porti verso l'esterno, più fuori che puoi. Esatto. Questa azione combinata di abbassare i gomiti e allungare l'elastico ti attiva il gran dorsale. E tieni le spalle basse, che già te le vedo che sei lì con le spalle tutte qua. No, eh? No. Ma mica lo stai dicendo a me? No. Ah. In questo caso no. Meno male. Stai dicendo proprio perché ci stai guardando. Ehi tu, abbassa quelle spalle. Stop! Ok! Meno male che questo workout è finito. Andiamocene al mare. La fatica. Per le babbate che abbiamo fatto. Fede, hai detto un volume di cazzate durante il workout talmente alto che ti si era spento anche il microfono. Dunque, ora che l'abbiamo riacceso, ora che l'abbiamo riacceso per le annotazioni finali, vedi di non dirne più, ok? Allora, sai cosa faccio, Andrea? Sto zitta e te le faccio dire a te. Così non corro rischi. Risolvi facile facile. Magari mi si spegne a me adesso. Vai. Vuol dire che i microfoni anche loro vanno in vacanza. Vabbè, per inciso, allora... Solita annotazione di fine di questi workout, non di tutti i workout. Hai appena visto e fatto, mi auguro, con noi un giro del circuito. Esatto. Ma non è detto che tu ti debba fermare a un giro. Puoi farne anche 2, 3, 4 o fino a 5 a seconda del tuo livello di allenamento. Giusto. Diciamo che uno, se proprio sei entry level, cioè tipo che stai ricominciando oggi dopo 15 anni di sosta. Ok. Ok? Se ti sei fermato o fermata solo l'estate, da 3 a 5. Esatto. Va bene? Sì, sì, assolutamente. Regolati. Oppure vai qui sotto il video, ci sono i link agli altri video workout di questa stessa serie, puoi fare dei bellissimi mix and match, si chiamano anche nella moda, ok? Quindi prendi un total body, un gluteo, un gambe, questo, e hai fatto un allenamento completo, insomma. Esatto, esatto. Ti piace questa idea? Abbini, esatto. Abbini, ti alleni quelle 2-3 volte a settimana. Ma tutto questo si può fare se e solo se. Esatto, se e solo se ti iscrivi al nostro canale. Attiva la campanella, così non solo potrai andare a rivedere tutti gli allenamenti che abbiamo girato fino ad oggi, oltre a quelli di questa serie Restart, ma soprattutto rimarrai aggiornato sui prossimi. Innanzitutto non ti perderai l'ultimo della serie, quindi quello sulle spalle. Quello conclusivo. Ma mica poi ci fermiamo noi, Andrea, no, giusto? Anzi, saremo ripartiti e quindi vedrai cosa ne viene dopo. Non ti facciamo ripartire per poi fermare. No. Dovrai continuare tutto il tempo con noi, mi spiace. Tutto questo per dirti iscriviti. Esatto. Iscriviti. Può essere che daremo nei prossimi video anche dei consigli sui viaggi. Vero, giusto? Esatto. Va bene, però. Però c'è un però. Però c'è un però, perché abbiamo provato a mettere tante altre cose sul canale, non ci siamo riusciti, ci siamo escogitati un trucchetto, abbiamo aperto un sito internet. Esatto. E lo abbiamo chiamato, con una grandissima fantasia, justwellness.co. Incredibile, eh? Esatto. Chissà come mai. Cosa ci trovi su justwellness.co? Un sacco di altro materiale, come per esempio schede di allenamento. Come per esempio programmi alimentari. Come per esempio schede di integratori da abbinare ai programmi alimentari e ai programmi di allenamento. Esatto. La lingua se ne sta tornando in vacanza, ma in realtà molto di più, non te lo elenco perché non ce la posso fare oggi. Ti dice però un'altra cosa Fede del nostro sito. Ti dico un'altra cosa, perché se tu questo percorso lo vuoi fare insieme ad altre persone, le troverai sempre su justwellness.co, perché abbiamo creato una vera e propria fitness family, un insieme di persone che come me, come Andre, sono un po' babbe, un po' sceme. Sì, beh certo. Però in realtà... Mica troppo seri. È semplicemente perché per noi il fitness è uno stile di vita gioioso, e quindi... ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme e ci supportiamo a vicenda. Brava. E supportiamo anche, perché poi... Brava. Spero che il tuo microfono non si sia spento proprio ora. Non ho detto una cazzata, quindi in teoria... Beh, mi hai dato del babbo, quello un po' una cazzata, è... Si è spento? Sì, si è spento. Meno male, si era spento di nuovo. E allora te le dico io le ultime cose, cosa dobbiamo dire? No, dobbiamo solo salutare. Meglio così per oggi, a posto così. Ci vediamo al prossimo workout, ancora al mare. Ciao. Ciao.